Bob guardava fuori dalla finestra. Era triste. Lui voleva partire per un lungo viaggio. Ma era soltanto un cazzo di pupazzo di neve. Bob, smettila! Hola, io sono Marcus Gron, signori, bentornati nella serie in Minecraft Vanilla 1.9, dove il signor Marcus Gron scopre le meccaniche di Minecraft Vanilla che non conosceva, ma soprattutto lo fa per i vostri obiettivi. Guardate qua, non scappare, pezzo di... Ok, guardate qua. Ta-da! Ho 9 pezzi tozzi di wheat. Fantastico, fantasticissimo. Funziona, funziona, funziona. Il ciccio si vede che si è riempito adesso di seed. E quindi muu, esatto, muu, precisamente muu. Allora, cosa stanno facendo tutte lì? Non lo sappiamo. Io ne ho fatte copulare due. Dov'è quella piccola? Ragazzi, eccola qua. Fermi tutti. Una la voglio far nera. E per favore, no, non volete fare l'amore con il sapore? E un'altra. Bianca, perfetto. Allora, il vostro muro degli obiettivi è sempre questo. Abbiamo quindi, ricapitoliamo velocissimamente, far esplodere una casa con la TNT, un albero di crafting table e fornaci, un name tag su un maiale, un sistema di smistamento, quindi queste cose ancora le posso fare, un ash, due ash da battaglia per fare il nano, spero di poterle fare di diamante un giorno, saltare da uno slime block, dobbiamo trovare gli slime, una farm automatica di sugarcane, e quella là ci serve il comparator che si trova col quarzo nel nether. Trovare un igloo, difficilissimo, bisogna andare all'esplorazione, fortificare il villaggio e mura. Potete vedere che piano piano sto tirando sul villaggio. Togliere la zucca dallo slogan, l'abbiamo fatta. Una bella forca per i mob, per i villaggeri. Cioè lui vuole tipo un patio, il mob che muore imprigionato e i villaggeri sotto che guardano. La zuppa di barbabietola, una casa a forma di boccale di birra, questa è bellissima però dopo il castello. Uno scudo molto gaio, notte fuori con zappa di diamante, va bene, vado, potrò spiegare i diamanti. Farm automatica di polli di Tiziano, nave pirata, Marcus Apple, ce ne sono tante altre, non le sto mettendo tutte subito, me le sto un pochino tenendo. Io comunque vi esorto a, se, intanto a lasciare la vostra, ma se la vostra vi piace tantissimissimo, io ancora non l'ho letta, non titubate, non scrivete, spero che questa volta la leggi, in maiuscolo, perché quello è proprio il modo per non farsi cagare dal sottoscritto, bensì, semplicemente, con grazia e gentilezza, ripetere la stessa cosa che avete fatto, che avevate già scritto, e vedrete che prima o poi, se l'idea è figais, no, quelle sono patate, cazzo, mi si è buggato il villager. Mi si è buggato il villager, mi ha piantato delle... Aio! No, mi ha piantato delle patate. Dove adesso? Dove sono? Patate, patate. Però non le ha prese. Quindi forse sono cresciute? No. Dai, eh. Dai, Chicco, dai. Allora, a proposito del villaggero della sugarcane, se. Qui avevamo fatto sta cagata, però dovevamo andare in miniera. Perché effettivamente è una... Cioè... Lo faccio a mano, a questo punto mi metto qui, faccio trototototo ed è uguale. Invece a noi ci interessano le cose un po' automatiche. Di sicuro con molta redstone e molti repeater possiamo fare un clock. Che potrebbe essere una piccola soluzione all'alternativa, cioè una piccola alternativa un po' scrausa al timer col comparator. Guardate che belle le nostre pecore. Ci mancano un allevamento di mucche, però a questo point of situation qui leggevo la farm automatica di polli di Tiziano, che però potremmo non farla automatica per ora, perché come al solito ci serve il comparator. Quante volte dico che ci serve il comparator per fare le farm automatiche in Minecraft Vanilla? Allora, ho sistemato le chest usando le mie pochissime stringhe, forse le ultime, per fare delle trapper chest. Quindi adesso si attaccano, qui ci sono le slab, adesso preziosi strumenti, vegetables, niente. E blocchi, perché di qua invece ci stanno quelli che si ripetono, che sono molti. Allora, vediamo quante uova ho. Ne ho 16 e basta, eh. Ne ho solo 16. E questa qui invece è acqua. No! No! Ok.
morto Bob. Perché in ogni serie deve morire un mio personaggio? È morto Bob, ragazzi. Qui ci stavo affezionando, cioè la faccio un po' da scemo, ma è... Porca pupazza. E mo? Ne faccio un altro, ma non sarebbe Bob. Sarebbe un pupazzo di neve qualunque, non il Bob che ci ha fatto sognare nella sua fantastica interpretazione dell'Amleto. Perché Bob? Vabbè. Allora io prometto solennemente che quando questo villaggio sarà circondato da delle alte mura e delle torri di vedetta, da lontano, salendo sulla torre più alta, potremo scorgere un'enorme statua dedicata a Bob. Quindi questo qui diventa un obiettivo importante. Povero Bob. Ci mancherà molto. Quindi diventa assolutamente un obiettivo, forse quasi da usare la lana bianca. Mi dispiace tanto Bob, eri come un Bob per me, e da metterlo qui, ecco qua, statua gigante, come cazzo scrivo, gigante di Bob. Questo sono io e tutti noi. Cazzo però, ragazzi, eh. La vita è davvero una merda. Comunque, a parte gli scherzi, il nostro amico Bob che ci ha lasciato, volevo fare semplicemente una farmetta di polli, porca merda, con un opera, ma come si fa il dispenser? Perché ho finito le stringhe, mi sa che si fa con l'arco. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Ebilio Fede. Fedez, qui avevo messo. Se ripenso a Bob, scoppio in lacrime, ragazzi. Qui avevo messo questo. Perché? Perché la farma di polletti nasce, cresce e muore. No, nasce da. Che c'è della lava. Bla 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 bla. Mazza quanto rompete i coglioni, però. Scusate, raga. Nasce da l'accumulo delle uova. Quindi, o facciamo la vecchia maniera che è un po' noiosetta, sinceramente, oppure cerchiamo di mettere tutti i nostri polletti in uno spazio risicated. Però se io chiudo questo, ci finisco dentro, quindi facciamo così. Tanto qui le mura stanno fino a qua. Perfetto, dai, salgo qua sopra. Salgo qua sopra a fare la nostra farmetta di Pauli, che speriamo non faccia distruggere il serverone. Ecco qua. Good. Ci mettiamo un hopper. E effettivamente, ora che ci penso, visto che io voglio aprirlo, forse mi serve un altro. Perché voglio aprire la cestola. Vediamo se ne ho fatti più di uno. No! Però nulla mi vaita. Vediamo se ha piantato altre parole. Patote, 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 sto cretino. Grande, grande. 12. Grandi. 13, 4. Fantastico, fantastico. Tra l'altro poi c'è un sistema per fargliele raccogliere in automatico, che però senza redstone è davvero difficile. Io ho perso l'angolo dove c'è il gate. Dovrebbe essere questo. Eccolo qua. Ok, grande, grandissimo. Allora, però no, io volevo rubare questo. Volevo rubare questo per qua. Questo per qui, perché tanto non serve a un emerito cippolo, onestamente. Poi qui appiattirò in una maniera un po' più elegante. Abbiamo anche i seed, perfetto. Quindi noi dobbiamo far salire le galline qua. Perfetto. Poi far arrivare questo così, e qui dobbiamo tenere le galline. Ok? Murble, murble, murble. Secondo me le galline nel buco uno per uno non ci vanno manco se t'ammazzi. E nulla ci vieta però di farlo, perché ce n'ho 21, di farlo alto 2, circondarlo, cioè proprio fare una zozzata incredibile. Piano piano però ci riusciremo. Allora, aspetta, facciamo così, così.
A parte perché col glass questo dovrebbe... La cesta dovrebbe aversi col glass. Ora che zipenzo. Ok, va bene così. E quindi questo è il glass. Poi, così facciamo salire il glass, eh? Così la facciamo salire un'altra volta. Così ancora una. Comunque, raga, una delle cose più difficili per Craft Vanilla è portare gli animali da una parte all'altra. Cioè, ma con quale noia? Davvero con quale noia una persona si mette tipo, oh, ho trovato una mucca a 500 metri, adesso la porto... Cioè... Bla! È una rottura di cazzo infinita. Ok, allora abbiamo questo. Speriamo di non perdere tutte le nostre galline, ragazzi. Speriamo, ripassiamo il piano malefico. Allora, le galline salgono qui. Salgono qui, salgono qui, salgono qui. Io faccio così. Però non devo farle salire le mie amiche galline. Quindi devo fargli fare. Far loro, si dice in italiano. Così, così, così. E qua sopra ci va uno di questi. E Vez, che dici? Allora, le facciamo salire queste galline. Perché così loro. Io la faccio così. Così. Loro mi guardano e cascano dentro il baratro della morte. O al massimo le chiudo. Si potrebbe fare. Sto abbastanza in una botte de veru. Regà, sta mano può essere piuma o può essere ferro. Partiamo. Dai, regà. Dai, belle cocche di mamma. Vieni. Saliamo tutte quante insieme, da brave, sì. Bravissime, siete fantastiche. Stop. Andiamo un altro poco. Dai. Se casco io succede il patacracco. Dai, ragazze. Dai. Ragazze. Il mio piano geniale prevedeva che voi cadiate. All'anime che è morto, che è stramorto. Cascate su. Fai pure l'ovo. Perché non cascano, ragazzi? Ragazzi, c'è un problema. Le galline non cascano. Non cascano nel buco. No, dove andate? Dove andate? Dove andate? Sto qua. Una è caduta. No, non è vero. Ho capito, cioè devo da ammazzare. Muori! Oh. Però se le prendo a cazzotti, poi poverine, muoiono. E poi arriva il WWF che dice Marcus Cron è uno youtuber cattivo. Brava, brava che sei caduta. Sono tre, quasi quasi. Ce ne metto quattro. No, perfetto, bravissime. Bravissime. Ragazzi, questa è una tortura. No. Sì. Oh, dai, perfetto. Vediamo se riesco a darle da mangiare. Sì. Ok. E tu vieni con me e ti rimetto qui dentro. Signori, in questa puntata sono successe tante cose. Ad esempio, Bob è morto. La mia gallina non mi segue più. Gallina. Oh mio Dio, è diventata la gallina della rivolta. Ehi, vieni qui. Brava. Stiamo tentando di fare un pollomatic, ma la prossima puntata sicuramente andremo in miniera per il vostro piacere intellettuale. Io sono Marcus Cron e vi ricordo di lasciare dei suggerimenti per gli obiettivi di questa serie nei commenti. E vi ricordo che non riesco a uscire da qui, perché cazzo, non lo so, davvero, lo ignoro. Ma chi se ne frega. Bella regà, ciao!